Ciao a tutti amici di extremeworld.com e benvenuti all'unboxing dello Zowie EC2 Evo. Si tratta di un mouse ottico di fascia medio-bassa, 2300 dpi. Vediamo la confezione. La confezione è bianca, come potete vedere, un'apertura mostra il mouse ovviamente protetto nel blister plastico e la confezione ci riporta diverse informazioni di carattere tecnico relative al mouse, come ad esempio gli step di regolazione del sensore. Possiamo anche tra l'altro intuire già da subito che lo scroll si illuminerà di colore diverso a seconda dello stato in cui si trova il sensore stesso. E nella parte laterale abbiamo una caratteristica interessante e curiosa del mouse, se riusciamo a vederlo meglio, eccolo qui, ovvero che i due pulsanti destri, che di solito hanno funzione di avanti e indietro nell'utilizzo normale del mouse, servono per configurare il mouse nel momento della connessione. Come possiamo leggere qua, tenendo premuti i pulsanti o uno o l'altro o entrambi nel momento in cui il mouse viene connesso al computer, andremo in modalità 1000 Hz, 500 Hz o 125 Hz. In questo caso col pulsante 4, quello più arretrato, 1000 Hz. È sicuramente una cosa particolare, strana, non abbiamo mai visto una configurazione del genere in un mouse. Nella parte posteriore ci sono riprese delle indicazioni tecniche, in inglese le possiamo osservare in questa parte della confezione. Abbiamo un mouse che è stato sviluppato da Eaton, probabilmente, che è l'altro marchio, l'altro logo che riporta la confezione nella parte bassa. Vabbè, l'ergonomia ovviamente, come si può già intuire, nella parte frontale della scatola, se riusciamo a vederla, sì, eccola qui, è per destrorsi, e qui appunto ci veniamo informati di questo. Abbiamo un design personalizzato per migliorare delle lenti del sensore, scusate, per migliorare l'off distance. 4 step di risoluzione: 450, 1150, 2300 dpi. USB rate da 125 a 1000 Hz. Compatibile con sistemi Windows e OS X. Abbiamo già intagliato il sigillo per evitare di bloccarci durante l'apertura della confezione. Ecco qua, apriamo la confezione stessa. Qualcosa la blocca comunque. Ah sì, c'è il sigillo dall'altra parte anche, giustamente. Per una volta che ci portiamo avanti tagliando il sigillo, stavolta ce ne apriamo ben due che bloccano la confezione. Lo apriamo in modo un po' violento. Ecco qui. E adesso, se tutto va bene, riusciamo ad aprire la confezione. Esatto. Allora, all'interno della confezione troviamo praticamente il mouse, eccolo qui, dei mousepad di ricambio nel momento in cui quelli stock si useranno, e un grosso e particolarmente cangiante adesivo Zowie, abbastanza bellino. Il mouse nella parte inferiore ha una pellicola protettiva che adesso andremo a togliere. Troviamo al centro il sensore ottico, di cui le specifiche abbiamo esaminate poco fa, e il pulsante per il cambio di step del sensore stesso. La parte superiore è tutta realizzata in plastica soft touch. Lo scroll, sentiamo la rumorosità, abbastanza rumoroso, gli scatti sono ben definiti e abbastanza distanziati. Tasti laterali morbidi e da buon feedback. Il cavo è normale, ovviamente, come di solito capita sui mouse di fascia medio-bassa, e col connettore però placcato oro. Nel corso dell'accensione sul sito www.extremeworld.com vedremo maggiori specifiche di questo mouse. Probabilmente si tratta di un mouse driverless, ma dovremo vedere meglio perché non vengono citate né macro né altri aspetti di configurazione, e in più il controllo hardware del mouse è tutto realizzato tramite dei pulsanti, sia per la postazione della porta USB sia per la regolazione del sensore. Come dicevamo, vedremo nel corso delle prossime giornate sul sito www.extremeworld.com maggiori informazioni per quanto riguarda questo mouse, foto e eventualmente informazioni relative ai driver. Continuate a seguirci sul nostro sito. Un saluto da parte dello staff.